Ma il movimento di opposizione al treno Torino-Lione, il movimento Notal, ormai ha un quarto di secolo, perché nasce 25 anni fa, quando nel 1989 la Fondazione Agnelli inizia una serie di studi per ipotizzare una linea che colleghi in maniera più veloce Torino a Lione, e poco dopo inizia la formazione di comitati nella valle, prima comitati Habitat e poi altri comitati, che si pongono prima il problema degli effetti che questa opera può avere sulla valle, sulla salute dei cittadini, sull'ambiente, e tenendo presente che sono quelli gli anni in cui si sta ultimando la costruzione dell'autostrada Torino-Bardonecchia tra Foro del Frejus, e quindi una valle che ha appena conosciuto l'intervento della costruzione dell'autostrada si trova a misurarsi con la possibilità di costruzione di questa linea ferroviaria, e inizia man mano una opposizione che si fonda essenzialmente, arricchendosi di motivi nel tempo, su quattro ragioni. La prima ragione è una ragione di carattere ambientale, una ragione di tutela e dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini e delle generazioni future, perché le montagne che devono essere scavate da questo tunnel, perché la linea ferroviaria prevede un tunnel di 57 km che unisce l'Italia con la Francia, le montagne che devono essere scavate da questo tunnel sono pacificamente delle montagne con una consistente presenza di amianto e di uranio. E la presenza di amianto e di uranio evidentemente è una cosa che può incidere negativamente sulla salute dei cittadini. È una presenza massiccia, basti pensare che, per fare un esempio, due anni fa una notizia dell'ANSA, non particolarmente diffusa, ma diceva che in occasione di una corsa di ciclocross a Sauce Duls nell'alta Valle Susa, la misurazione delle polveri sollevate dalle biciclette superava di ben 7 volte i limiti di presenza di fibre di amianto nell'aria ritenute compatibili dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è cioè una situazione in cui addirittura in maniera visibile rispetto a piccole cose si avverte la presenza di amianto. E questo non è una cosa secondaria in una regione, in una valle, in una città che con l'amianto ha già avuto a che fare, perché proprio in questi giorni si sta concludendo a questo punto in Cassazione il cosiddetto processo dell'amianto, processo dell'Eternit, processo che ha cagionato migliaia di morti, per cui 20 anni dopo sono intervenute prima da parte del Tribunale, poi da parte della Corte d'Appello di Torino, delle condanne ai responsabili dell'Eternit a 16 anni di carcere. 20 anni dopo. Il problema è capire se si può intervenire prima, senza dimenticare che le rassicurazioni che oggi vengono dai proponenti dell'opera, che ci sono ormai dei sistemi che consentono di diminuire l'inserimento nell'aria di fibre di amianto, beh, a volte sembrano, o possono sembrare, o legittimamente sembrano agli abitanti della valle le rassicurazioni che i responsabili dell'Eternit facevano a chi nell'Eternit lavorava. Io ricordo le dichiarazioni di una signora che fa parte dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto di Casale, la quale, avendo perso il marito, il figlio, la nuora per mesotelioma a seguito di esposizione all'amianto, dice sempre, racconta sempre di come, quando suo figlio e suo marito chiedevano ai responsabili del reparto cos'era quella polvere bianca che avevano sulla tuta, si trovava la risposta: pensate di essere sulle spiagge dei Caraibi, quella sembra la sabbia bianca dei Caraibi. Ecco, in una realtà territoriale che questo ha conosciuto, la preoccupazione per l'amianto mi sembra una preoccupazione assolutamente sacrosanta e doverosa. Ma andando avanti nel tempo, le ragioni dell'opposizione diventano sempre più evidenti,
e sempre più significative. Beh, da un lato sono delle ragioni di carattere economico. Qui ormai, proprio in questi giorni, ci sono balletti di cifre su quanto potrà venire a costare quest'opera. La Corte dei Conti francese ha previsto una spesa di 26 miliardi di euro. I rappresentanti, sia italiani che francesi, a un certo punto, rendendosi conto che una cifra di questo genere non era credibilmente presentabile ai cittadini, hanno tirato fuori questa idea buffa dell'opera low cost, che veniva a costare solo 6 miliardi o solo 8 miliardi, che adesso ci si rende conto che saranno probabilmente 12. Ma che cos'era? Era una sorta di gioco delle tre carte, perché si diceva semplicemente: facciamo prima il traforo, e il traforo non verrà a costare 26 miliardi, ma verrà a costare solo 6, 8, 12. Sì, ma sono inutili le altre opere sul versante francese e sul versante italiano, e allora non si capisce perché fin dall'inizio si è detto che dovevano essere fatte. Oppure sono utili e necessarie, correlate con il traforo, e allora significa semplicemente spendiamo prima una parte e poi spenderemo l'altra, quindi non è un problema di spesa inferiore, ma è un problema semplicemente di frazionamento della spesa. E allora ragioniamo su quella spesa, che una spesa di 26 miliardi a preventivo, vediamo oggi come si parla già di cifre molto maggiori rispetto al solo traforo. Noi sappiamo, per dati che fornisce addirittura il Sole 24 Ore, che su una tratta molto più semplice, ma sempre di alta velocità, la Torino-Milano, da preventivo a consuntivo c'è stata una lievitazione di 7 volte tanto, e sappiamo che tutte le grandi opere hanno questo tipo di caratteristiche. E allora c'è questa spesa ingente, a fronte della quale non basta dire che l'Europa contribuirà, prima di tutto perché non sappiamo con quanto l'Europa contribuirà, perché il massimo del contributo può essere, e solo per la tratta internazionale, del 40%, ma il massimo non è detto che sia quello. E poi non dimentichiamo che l'Europa non è Babbo Natale, l'Europa ha dei soldi che sono i nostri soldi e che vengono utilizzati in questa o in un'altra opera a seconda di quella che viene ritenuta più utile. E dunque c'è la possibilità di un esborso di denaro enorme in una situazione di crisi come quella che ben conosciamo. Il terzo elemento, che è sempre più rilevante, è la totale inutilità dell'opera. Un'opera che è stata pensata in un secolo diverso non solo in termini di anni, ma proprio anche di sviluppo, di pensiero, di caratteristiche, in cui si pensava che ci sarebbe stato una continua crescita di trasporti. Era l'epoca in cui un litro di petrolio costava ancora meno di un litro di acqua minerale, e sembrava che dovesse esserci per sempre a prezzo stracciato. Con l'andare del tempo si è visto che non è così, e poi intanto è cambiato il mondo, non solo in virtù della crisi, ma per una serie di altre ragioni. Per cui oggi la linea esistente è una linea che è assolutamente sottoutilizzata e addirittura utilizzata meno di quanto era all'atto della progettazione di questa grande linea. Allora, abbiamo una linea storica che è utilizzata sotto il 20% delle sue potenzialità, cioè può essere utilizzata 5 volte tanto, sono stati fatti dei lavori di ammodernamento che la rendono comunque funzionale. C'è davvero una follia nel costruire una nuova ferrovia. E qui è ormai il momento degli slogan. Abbiamo l'ex sindaco di Torino, ora presidente della regione, che va lanciando slogan tipo: ah, se Cavour avesse fatto questi ragionamenti non avremmo mai avuto la linea storica. Beh, insomma, è facile rispondergli che se questa logica fosse stata attuata oggi, di fianco alla via Aurelia, avremmo 20 strade fatte una ogni 100, ogni 150 anni. Si costruisce quello che è utile, non quello che dopo 100 anni si dice bisogna fare qualcosa di nuovo. Il problema è ragionare e non parlare per slogan. E la quarta ragione di opposizione è una ragione che ha a che fare con la mancata consultazione delle popolazioni, e che introduce in quello che è uno degli elementi della
del movimento NOTAV che diventa un elemento comune a tutto lo scenario nazionale e al limite anche internazionale. Il costruire, cioè prima il progettare, l'immaginare e poi iniziare a costruire un'opera senza consultarsi con le popolazioni, con una visione che è una visione che potremmo definire addirittura di carattere neocoloniale, una visione per cui il potere centrale ritiene in ogni caso di poter decidere della vita, della salute, dell'ambiente, di una parte del territorio senza avere alcun tipo di rapporto e di confronto con gli abitanti di quel territorio. Confronto che non c'è stato, anche se un qualche maldestro tentativo venne iniziato nel 2006 con il cosiddetto osservatorio e che poi si risolse nella espulsione di chi voleva discutere sull'opera e non solo sul modo in cui l'opera avrebbe dovuto essere fatta. Ecco, intorno a queste ragioni si è coagulato negli anni un movimento che è diventato un movimento in qualche modo di riferimento a livello nazionale, un movimento composito, eterogeneo, dalle anime diverse, dalle caratteristiche diverse, a cui partecipano giovani e anziani, a cui partecipano componenti più radicali e componenti più tradizionali, unite da questa convinzione di dover difendere da un lato le proprie condizioni di vita e dall'altro anche delle modalità di sviluppo, nella consapevolezza che oggi abbiamo una serie di problemi enormi che riguardano il territorio, anche nella stessa Valsusa, anche nello stesso Piemonte, in tutta Italia, come si vede ogni volta in cui c'è una pioggia un pochino più forte del solito, abbiamo un territorio che si sgretola. Allora, l'idea che se delle risorse devono essere impegnate e devono dare lavoro, sono risorse che possono essere impegnate in un risanamento complessivo del territorio e non nel costruire un'opera faraonica e inutile. Ecco, questo movimento diventa rapidamente un movimento con delle caratteristiche di partecipazione che in qualche modo colpiscono e che diventano un punto di riferimento a livello nazionale. Perché? Da un lato perché il problema non è il problema della Valsusa, non è il problema di un treno, è il problema di un modello di sviluppo, di una considerazione del territorio e dell'ambiente, di una, usiamo la parola grossa, considerazione della democrazia, della volontà di una comunità territoriale di diventare padrona del proprio destino e non destinataria di decisioni prese altrove. E questo non è un problema che riguarda una valle, è un problema che riguarda sempre più tutti in un contesto in cui la democrazia sta diventando sempre di più il governo dei meno, non il governo di tutti, non il governo dei più, ma il governo dei meno. Ormai vota un numero di cittadini che è prossimo alla metà di quelli che hanno diritto, i luoghi della decisione emigrano fuori del Parlamento verso il governo o ancor più verso poteri sovranazionali. Ecco, in questo contesto riappropriarsi della possibilità di decidere della vita propria dei propri figli è un messaggio che diventa importante per tutti ed è qui, io credo, che stia il nodo fondamentale oggi della questione della Valsusa. Il nodo fondamentale non è l'utilità dell'opera. Io sono convinto che ormai anche i più strenui fautori dell'opera sanno che è un'opera inutile. Sanno che è un'opera inutile, inutile per i cittadini, inutile per lo sviluppo nazionale, utile evidentemente per chi la costruisce, per chi intorno alla sua costruzione realizza degli affari, anche leciti e magari anche illeciti, come abbiamo visto in vicende simili dal Mose all'Expo e via dicendo. Ma anche se sono leciti, si realizza questa cosa un po' assurda che ha segnalato più volte Salvatore Settis, che le grandi opere servono a chi le fa e serve farle, non
servono come risultato finale per migliorare la vita complessiva dei cittadini interessati. Allora, da un lato, dicevo, ci può essere un interesse di alcuni, ma è pacifico che non ci sia un interesse nazionale, e credo che questo sia ormai una consapevolezza diffusa. E però, nonostante questo, si va avanti. E si va avanti perché? Questo credo sia il nodo fondamentale. Si va avanti perché una politica miope, incapace, non in grado di prospettare un modello di uscita dalla crisi diverso, un modello di sviluppo diverso, ridotta in questo senso da un lato alla disperazione e dall'altro dagli slogan, sarebbe definitivamente sconfitta se dovesse vincere l'opposizione al TAV. Sul TAV questa classe politica e tutto il sistema economico che la condiziona ha giocato la propria credibilità. E per questo è una battaglia importante non solo per la Valle ma per tutti, perché questa credibilità che la politica, il sistema complessivo si gioca in questa situazione è una cosa che ha a che fare con quell'opera e ha a che fare complessivamente con la democrazia. Io credo che la vittoria del movimento No TAV sia un dato fondamentale. Sarà la vittoria ancora una volta di Davide contro Golia, ma sarà una vittoria fondamentale non solo per la Valsusa ma per l'intero paese.